Grazie principalmente per questo invito che arriva in un momento particolarmente strategico perché si stanno gettando le basi delle politiche che poi saranno attuate nei prossimi 6-7 anni, se non addirittura ulteriormente. La mia presentazione non vuole assolutamente avere l'obiettivo di essere esaustiva. Perché per parlare del Next Generation EU nella sua completezza, effettivamente ci vorrebbe un contesto molto più ampio per la sua complessità. Volevo semplicemente contribuire al dibattito odierno, fornendo qualche elemento di discussione che magari vale la pena di approfondire anche in un secondo momento. Allora, innanzitutto che cos'è questo strumento? Mi è piaciuta la tua presentazione perché effettivamente è Next Generation, quindi già nel suo titolo sottintende all'importanza per le generazioni future, che rappresenta comunque un obiettivo trasversale di questo strumento. È uno strumento temporaneo ed è indirizzato principalmente a favorire la ripresa dei paesi dopo che hanno subito i danni economici e sociali legati alla pandemia. Però questo obiettivo si interseca con un obiettivo di più lungo termine della Commissione, che è quello di creare un'Europa più verde, più digitale e capace di rispondere alle sfide del futuro. E si interseca quindi con quello che è la politica principale in questo momento della Commissione europea, che è il Green Deal. Le direttrici comuni che la Commissione fornisce le potete trovare in questa slide, ma io sottolineo in particolare per lo scopo di questo evento la transizione digitale, l'innovazione e la competitività. La competitività che logicamente non può prescindere dall'innovazione attraverso i giovani. Quali sono le componenti principali? Non le ho riportate tutte qui in questa slide, ma ho sottolineato semplicemente quelle che hanno una maggiore importanza per il nostro contesto. Allora, quindi sicuramente il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che è quello più corposo anche dal punto di vista economico. E poi quello dello sviluppo rurale a cui anche tu facevi riferimento, che con l'approvazione di dicembre scorso ha già messo per il 2021 dei soldi a disposizione degli agricoltori, in particolare dei giovani. Una rapida occhiata a questa tabella, perché volevo proprio fornire direttamente un colpo d'occhio su quelle che sono le disposizioni finanziarie dei prossimi 7 anni. Qui vedete in contemporanea sia il budget dell'Unione Europea, quella che viene indicato come QFP, quadro finanziario pluriennale, a cui si intersecano le risorse messe a disposizione dal Next Generation EU. Questo vuol dire che alla fine noi abbiamo un quadro finanziario per i prossimi 7 anni di oltre 1.824 miliardi. Quindi effettivamente è una cifra notevole mai messa in campo prima di questo momento. Le risorse naturali e l'ambiente è la rubrica 3, è la rubrica destinata all'agricoltura. Qui già da un semplice colpo d'occhio potete vedere che l'agricoltura, malgrado abbia diminuito il proprio budget nel tempo, questo è vero, lo dobbiamo riconoscere, ma continua ad essere una delle politiche più importanti insieme alla politica di coesione. Come saranno utilizzati questi fondi? La Commissione ha presentato delle linee guida e ha detto principalmente che il 50% di queste risorse devono essere destinate alla modernizzazione e ha dato delle direttrici a cui attenersi nella preparazione dei piani di ripresa e di resilienza. Ma come vedete, le parole chiave continuano ad essere ricerca, innovazione, ripresa.
Ma la cosa importante che fa seguito alla slide precedente è che comunque il pacchetto del Next Generation si deve integrare con le politiche tradizionali, tra cui in particolare la politica di coesione e la PAC. Qual è il calendario? Allora, nel settembre-ottobre scorso la Commissione ha dato delle indicazioni ben precise su quelle che devono essere gli obiettivi principali e trasversali per scrivere i piani di ripresa e di resilienza. Ma la cosa importante da sottolineare è che poi questi piani e questi obiettivi si dovranno in qualche maniera tagliare su quelle che sono le esigenze specifiche di ogni paese. Quindi seguire delle direttrici, ma poi a seconda delle esigenze costituire dei piani di ripresa e di resilienza specifici che possano rispondere alle necessità del singolo Stato membro. Approvazione in Consiglio e Parlamento è stata fatta alla fine dell'anno. Attualmente sono in azione, possiamo ben dire che si tratti di azione, ci sono le task force organizzate presso la Commissione europea, presso il Segretariato generale in particolare, tanto per mettere in evidenza l'importanza di questo strumento, e le task force sono in collegamento stretto con gli Stati membri per fornire già delle indicazioni ancora informali, non ufficiali, ma servono per seguire la predisposizione del piano di ripresa e di resilienza che ufficialmente dovrà essere presentato ad aprile. Tuttora la Commissione sta predisponendo dei regolamenti che diano delle indicazioni più precise per quanto riguarda l'attuazione che diversifica da settore a settore. Qual è la situazione in questo momento? Allora, al 13 gennaio scorso risultavano essere presentati in commissione, ancora in maniera informale, quindi vuol dire che si tratta di bozze di draft, 11 piani di ripresa e di resilienza. Le prime valutazioni che si possono fare a partire da questi primi piani presentati è sicuramente che ci sono delle componenti comune dei diversi stati membri, sicuramente il trasporto sostenibile e quello che è la digitalizzazione di tutti i settori. Sicuramente un'altra componente comune è quella di voler perseguire un equilibrio tra le riforme e gli investimenti necessari per le riforme. Sicuramente rispondere alle specifiche raccomandazioni che la Commissione ha fatto per ogni Stato membro, sicuramente è un modo per avere il piano di ripresa e di resilienza approvato, ma poi molto importante è questa indicazione che nei piani si ritrova l'obiettivo di voler arrivare ad un 20% di digitale e a un 37% dell'obiettivo che riguarda l'integrazione nel clima nelle diverse politiche, che è, ricordo, una priorità comunque della Commissione. Un altro elemento molto importante per l'approvazione comunque del piano è sicuramente tener conto di quella che è la complementarietà degli strumenti presenti nel piano di ripresa con le altre politiche, con gli altri fondi, in particolare con i fondi di coesione e con il fondo per la politica agricola. Proprio perché siamo in un contesto agricolo, io volevo fornire qualche elemento di qual è la discussione attuale sulla riforma della politica agricola. Intanto sottolineare, ma visto che stiamo parlando in un settore agricolo, non servirebbe, non varrebbe neanche la pena, però volevo sottolineare che comunque tra i nuovi obiettivi della riforma della PAC c'è sicuramente quello del sostegno al ricambio generazionale e tra gli obiettivi trasversali c'è quello del sostegno ai giovani. Per tornare ai giovani, la Commissione ha predisposto delle raccomandazioni per scrivere i piani strategici nazionali, che ricordo, il piano strategico è il documento programmatico, per ogni Stato membro nel contesto della politica agricola per i prossimi 7 anni.
Allora, la Commissione ha fornito delle raccomandazioni dicendo tener conto del fatto che c'è la necessità di un ricambio generazionale e che attualmente i giovani al di sotto dei 35 anni capo azienda nell'Europa rappresentano semplicemente il 5%. Quindi è un dato molto basso, malgrado le politiche per l'agricoltura degli ultimi 10 In anni, Italia 15 c'è anni ancora meno. abbiano comunque puntato sia al ricambio generazionale che comunque a favorire l'installazione e la permanenza dei giovani nel settore agricolo. Come vedete, la media è il 5%, l'Italia è assolutamente al di sotto del 5%, stiamo intorno al 4%, questi sono i dati ultimi che sono stati utilizzati dalla Commissione europea nel 2016. Quindi, oltre alle raccomandazioni generiche per la predisposizione dei piani strategici nazionali, la Commissione ha dato anche delle raccomandazioni specifiche per singolo Stato membro, dopo aver fatto una lettura critica della situazione di ogni paese. Qual è il quadro italiano che è emerso nel 2020? È che il punto debole è proprio quella della competitività dell'agricoltura, che purtroppo non, come possiamo dire, risente del fatto che non c'è un sufficiente uso delle tecnologie digitali. Un altro elemento di debolezza è rappresentato dal fatto che l'innovazione rappresenta un potenziale per l'Italia, ma che risente del fatto che il potenziale è frammentato tra diversi soggetti, per cui una mancanza di coordinamento strategico fa sì che il potenziale di innovazione italiano non si possa esprimere al massimo. Dalla slide precedente avete visto come effettivamente l'Italia è al di sotto della media europea per quanto riguarda la presenza dei giovani agricoltori come capo azienda, ma questo, diciamo, non è una novità del 2020. Effettivamente in Italia non si è mai riusciti a superare questo gap. La Commissione fa anche un'analisi su quelle che sono le cause principali di questo ostacolo italiano al favorire i giovani nell'azienda agricola e comunque torna ai motivi che già erano stati messi in evidenza 10-15 anni fa, che sono i problemi di accesso alla conoscenza, al credito, alla terra. Ma ha colpito un elemento di questa analisi della Commissione che dice praticamente che la percentuale dei giovani agricoltori con una formazione professionale agricola è al di sotto del 3%, mentre quelli in possesso di una laurea in scienze agrarie è intorno all'1%, quindi devo dire molto, molto bassa. Mi ha colpito semplicemente perché sono perito agrario e agronomo. L'ultima mia slide, voleva fornirvi qualche elemento circa, i tempi della riforma della PAC. In questo momento le tre istituzioni stanno lavorando alla ricerca di un compromesso, quindi siamo nella fase del negoziato che viene identificato come trilogo, proprio perché le tre istituzioni, Commissione, Consiglio e Parlamento, si ritrovano intorno a tavola a discutere e a negoziare per la ricerca di un punto comune. Quali sono i tempi? La presidenza portoghese ha fatto dell'adozione della riforma della PAC la propria priorità e il mandato della presidenza scade a giugno. Quindi l'obiettivo sembrerebbe essere quello condiviso dalle tre istituzioni di arrivare ad una adozione entro giugno di quest'anno. Nel frattempo c'è un regolamento transitorio che comunque permette l'applicazione delle regole per altri 2 anni, ma sicuramente il 1 gennaio del 2023, questa è la data ultima, i piani strategici nazionali a cui tutti i paesi stanno lavorando dovranno entrare in vigore. Quindi diciamo, l'obiettivo è 1 gennaio 2023.